Ehi ragazzi, allora avevo intenzione di fare questo video quando la casemma era finita e adesso che è finita credo che mi sembra un buon momento di fare questo video. Ehi ragazzi, oggi vorrei fare tipo, vorrei mettere il collegio contro la caserma. Voglio vedere quale sarebbe meglio, migliore da guardare. Che sia il collegio o la caserma. Però prima di iniziare, sicuramente credo che avrò un sacco di hate comments, ovvero commenti odiosi che mi diranno: no, stai sbagliando tutto. Beh, purtroppo so già che arriveranno. Già. Però comunque iniziamo a vedere quali dei due programmi sono i migliori da guardare. E poi un'ultima cosa prima di iniziare è che vorrei dire che io adoro tutti e che io amo sia il collegio che la caserma. Io sto soltanto dicendo quello che mi sembra più meglio ed ecco perché li sto mettendo contro. E quindi però iniziamo subito. Allora, la prima cosa che ci toccherà parlare. Ok, ecco. La prima cosa che ci toccherà da parlare. Mi sento già che sto per aprire qualcosa a porta e rovinare tutto il mio video. Dobbiamo parlare prima da dove viene svolto il programma. Il collegio sicuramente viene svolto in un collegio e la caserma viene svolta in una caserma. Perché come sappiamo tutti nel collegio non si possono usare i cellulari, non si possono portare snack e anche tipo cose tecnologiche e si deve indossare una tuta elegante. Invece mi ricordo, credo che nella caserma puoi indossare gli abiti che... Non mi ricordo tipo però se nella caserma potevi indossare gli abiti che vuoi oppure ti lasciavano un'armatura da soldato. Però può darsi che ti lasciamo un'armatura da soldato. Però che aveva anche tipo alcune. Che poi sicuramente fa anche tipo le stesse cose come del collegio. Che per esempio si possono usare tipo snack, cose elettroniche, cosa. Però tipo c'era. Ho visto che c'era anche un piccolo bug che si tipo. Che così tipo i soldati che non sono veramente soldati si possono tipo ripostare. Che credo che sembra un bel tocco. E poi il collegio non credo che avrà molto interessanti. Quindi forse potremmo dare un punto alla caserma. Sì, potremmo dare un punto alla caserma. Forse per quella sola ragione, forse. Già. Però poi devo dire che le camere da letto che facevano vedere nel collegio sono più interessanti di quelli che facevano vedere che facevano vedere nella caserma, che era tipo una stanza piccola con due letti a castello. E quindi credo che fosse come detto, credo che il collegio sarebbe meglio. Però forse credo che l'ambientazione della caserma mi sembra tipo più bello e esplorabile. Il collegio è sempre tipo un labirinto. Il più credo che mi sembra tipo mi sembra tipo di più di crassi o qualcosa. Mentre per esempio nella caserma mi sembra tipo un pochino più interessante. Già, quindi credo un punto per la caserma ci sta. Ora parliamo dei personaggi e dei concorrenti. Allora, come sappiamo, non è un collegio se non ci sono degli alunni. E gli alunni che hanno scelto sicuramente non hanno mai visto un mondo senza tecnologia come facevano tutti noi negli anni 80 e 90, che purtroppo però erano pronti a sfidare quella sfida. E poi questi
Però poi se guardiamo anche i backstories, ci sono tipo anche moltissime storie interessanti. La caserma è tipo se, la caserma però è tipo sempre lo stesso, però soltanto con dei ragazzi più grandi. Però tipo durante la puntata forse faranno vedere tipo come si comportano in classe per far capire come comportarsi con un alunno e far vedere le loro opinioni. Invece Codone, eppure Codone invece è tipo la stessa cosa, però invece volevo dire con la casemma è sempre la stessa cosa, però tipo tutti credono che si amano. Beh, ci sono state tipo sempre alcune litigate, per esempio forse è successa una nell'episodio 3, se fosse successa, sì, scusa non mi ricordo tanto, sì, quindi io credo che darò però un punto al collegio, perché loro vengono tipo da un mondo dove guardano tipo social, tipo YouTube, Instagram e quel maledetto di TikTok. Sì, che sono veramente un pochino più divertenti da guardare e fanno anche un pochino battute, mentre però nella caserma sono un pochino più seri. Che non hanno veramente il divertimento da guardare. Però voglio anche dire che forse so, che fosse io sono che forse sono soltanto io. Già. Adesso parleremo dell'annunciatore, che sarebbe, che vorrei dire tipo quello che preparano tutto. Che per il collegio abbiamo sicuramente i prof, e mentre per la caserma abbiamo il capo. Beh, come ho visto, tutti e due sono tipo molto seri. A parte il fatto che nella caserma i capi sono un pochino più seri. Un pochino più seri, perché poi vorrei anche avvertire che nel collegio ci sono stati prof e presidenti più seri, per esempio nel collegio 1 e 2. Però io credo che nel collegio mi sembra tipo un pochino più amichevole. Beh, sì, certo, sono un pochino seri, però a volte si divertono a far divertire gli alunni e fare tipo le loro cose, specialmente per esempio alla fine della loro avventura in quel posto. Quindi darò un altro punto al collegio. Bene, la caserma non è male. Però mi aspettavano che erano un pochino più simpatici. Sì, per esempio, c'era tipo una soldata che ha fatto conoscere in segreto Eretta Lamborghini. E quella sorpresa per i ragazzi sicuramente fu veramente inaspettata, però credo che mi sembra un pochino. Scusate, che siamo veramente di mi sembra tipo veramente di mi sembra veramente di tipo difficile da dire. È che vorrei dire che quella sorpresa non è stata brutta, però vorrei dire però vorrei anche dire che poi la che vuole dire che poi è stata di nuovo seria, ha detto di andare tutti quanti a dormire quando erano, credo che era tipo la mezzanotte quando aveva dato nell'ultima puntata, già che era l'ultima notte prima che se ne andavano. Sì, certo, credo che qualcuno mi ha sgridati.
Ora parliamo delle reazioni ad alcune cose che succedono nel collegio e nella casella. Allora, devo dire che uno dei momenti più bizzarri del collegio è tipo quando si parano dei capelli, oppure quando qualcuno viene tipo espulso, o quando succede tipo qualcosa di super brutto. Per esempio, una delle mie parti preferite del collegio è quando si tagliano i capelli, perché non so perché, però c'è tipo c'è qualcosa di veramente divertente, ovvero vedere urlare per il loro orribile taglio. Però invece nella caserma tutti facevano: "Ah, ok." Che purtroppo io ero veramente sorpreso, perché tipo se Perché tipo se siete tipo dei ragazzi, sicuramente non vorrete farvi ordinare i vostri capelli lunghi che sembrate delle principesse, però loro se lo fanno fare e in realtà devo dire che devo dire che non gli fregano niente se perdono alcuni capelli. Forse io credo che c'è stato tipo un pochino di arrabbiatura contro quello, però io non mi ricordo. Poi tipo quando fanno tipo quando tipo mi vengono tipo in testa di fare delle cose stupide, lo fanno nel collegio tipo era molto meglio, perché facevano vera perché rischiavano veramente di essere espulsi. Invece loro fanno tipo sempre delle cose degli scherzi, però non gli, però poi ritornano sempre a dormire perché non vogliono rischiare di essere espulsi. Beh, questa sarebbe la cosa giusta da fare. Io dico che il collegio è molto meglio perché poi è veramente scioccante quando qualcuno viene espulso per queste cose. Anche se però mi sembrano male, però. Quindi credo che darò un altro punto al collegio. Ok, ora siamo arrivati team in conclusione. Io credo che queste quattro cose, credo che sono le cose che hanno fatto rendere il collegio e la caserma e la caserma il show, le fiction che volevano essere. O forse vorrei dire più show? Sì, meglio show. Beh, in realtà per me vincerebbe. Faccio io un urlo di. Faccio, aspettate che faccio un urlo di tamburi. Il collegio. Beh, per me. Per me il collegio mi sembra tipo più divertente. Adoro tipo quando fanno tipo delle cose. Quando fanno tipo delle cose pazze. E il fatto che sono anche tipo. Il fatto anche che sono anche della ruota fa anche tipo appassionare questa cosa. Perché tipo ricorda tipo i bei momenti che avevi quando eri tipo alle medie. E pensare al fatto che ora continuo a Che tipo lo continuo a guardare solo i play collegio. No, aspetta, che sto dicendo? Il collegio è morto. No, aspetta, forse non sto capendo quello che voglio dire. Beh, quello che voglio dire è che pure se diventerò grande, credo che sarà sempre più. Che sempre più bello. Allora, quello che voglio dire è che pure se tipo arriverò all'università. Io a volte mi riguarderò il collegio su iPlay, se esistere ancora, quando sarò all'università, perché tipo ti fa ricordare i bei momenti della tua scuola. E come sappiamo, la scuola è una cosa importante nella vita di tutti. A parte tipo alcuni bambini che hanno alcuni problemi mentali. Oppure problemi a parlare, oppure quelli che hanno bisogno di una prof di sostegno. Che.
E quindi tipo posso e quindi tipo le loro azioni fanno sempre le loro reazioni a qualcosa, per esempio il loro taglio di capelli, tipo di litigi, insulti, sono veramente toccanti e sono veramente toccanti e divertenti veramente da guardare, cioè che sono un pochino tragici, però divertenti da guardare. Invece la caserma, in realtà se vi dico la verità, non mi è piaciuta molto. Per essere un sequel del collegio, io mi aspettavo che era tipo di più, perché non appena è stato annunciato mi sono detto: oh mio Dio, spero veramente che sarà il collegio che farà un expand. Però poi non è stato veramente come volevo. Mi aspettavo che era come collegio, però invece di studiare usano tipo le armi. Che cosa poteva rendere per un bel sequel. Però il fatto che ci sono tipo ragazzi più grandi e che tipo non usano per i tagli dei capelli e non sono tipo abbastanza divertenti come erano i collegiali del collegio, quello che l'ha fatto rendere tipo lo show peggiore da guardare. Quindi credo che questa sarebbe la. E quindi ecco perché credo che il collegio mi sembra tipo lo show. Il meglio show da guardare. Non voglio dire che la caserma è stato brutto, però come il sequel del collegio mi aspettavo tipo di più. O forse tipo perché non sono tipo un fan tipo de, di un fan tipo della guerra o qualcosa, tipo guerre finte con le. Per esempio, guarda tipo finte con le armi, con delle armi finte. Forse io non sono un gran fan di quello. Forse ci sarebbe una grande chance che questa è la ragione perché non l'ho perché la caserma non l'ho amata molto. Però comunque ragazzi, il collegio ha vinto e voi fatemi sapere nei commenti, nelle vostre opinioni, quale preferite, il collegio o la caserma. Io sono Dash 106 e vi prego non scrivetemi commenti arrabbiati che dicete la caserma è la migliore. Quindi no, queste sono delle mie opinioni. E vi ho detto anche all'inizio del video. Però comunque, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!